Buongiorno, vediamo se funziona o funziona. Oh, apriamoci. Eccoci, allora, buonvenuti, diciamo. Allora, siamo qua con Sara e Elisa e con tutti voi. Già, aspettate, ok, va bene, facciamo così. No, è così. Siamo qua con Sara e Elisa e oggi parliamo. La passo. Dei 30 motivi per cui non dimagrisci, ci dedichiamo alle bevande. Nello specifico, ciao Cristina, si parla più che altro di bevande alcoliche. E giustamente ho appena scoperto che Lisa è astemia. No, perché il discorso qual è? Me la sono un po' spoilerata questa, però obiettivamente fate tutti tanta, tanta, tanta attenzione a quello che mangiate. Ma poi vi scappa un po' vi scappa un attimo di vista la questione sulle bevande, no? E il discorso qual è? Che in realtà le bevande possono veramente compromettere un percorso di dimagrimento. Ah, era giusto, era Cristina, brava io. L'altro telefono dove l'ho appoggiato adesso? Ah, no, perché con Facebook non si sa mai se ti dai i commenti giusti, se si vedono. Quindi mi devo tenere il backup da un'altra parte, non ce la si può fare. Ma noi ci proviamo lo stesso. Vedi? Ciao Francesca. Ciao Silvia. Ciao Cristina. Ciao, quanta gente. Bene, bene, bene. Allora, il discorso è questo. Le bevande zuccherate è presto fatto, perché comunque... Cos'è che ti... Facciamo, partiamo da Lisa, così facciamo presto. Cos'è che ti frega di più delle bevande zuccherate? Cosa bevi di solito? Ok. Facciamo presto. Che io non so a memoria tutti i quantitativi delle bibite gasate. Faccio outing. Tu li sai? Tu consumi Coca-Cola? Da zero ogni tanto. Tu invece quella normale. Ok. Allora, partiamo dal discorso che la quantità per 100 grammi è 10 grammi di carboidrati, di cui 9 di zuccheri. Normale, sì, più o meno stanno tutte sui 10 grammi, no? Il problema è che nessuno beve 100 ml di bibita, perché la lattina è 330, se prendiamo la lattina, se no se prendi quella alla spina dovrebbe essere 250 la piccola, la media non lo so, perché ho cercato la piccola. Perché sta svenendo? La media evidentemente è di più. Guardate un po'. Ciao Patrizia. Quindi va facilmente che se 10 è 100 ml, 25 sarà una Coca-Cola piccola. Quindi 25 grammi di zucchero vuol dire che... dei problemi? Sono tipo 100 calorie? Oggi sono rallentatissima, sono 100 calorie da zucchero, però queste 100 calorie da zucchero vuol dire che in un bicchiere voi trovate una, due, tre, quattro, cinque bustine di zucchero in un bicchiere da 250 ml, che è un po' più grosso di quello da cucina. È questo. Questo qui se lo riempite a tappo, 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 è un po' più di... Cioè, sarà pochino così, top. Quindi tutto questo che siete? Ciao Chiara. Tutto questo sta qua dentro. Pensate se doveste dolcificare una bevanda qualsiasi, pensate a una tisana. Non riuscireste mai a mettere tutto questo zucchero in una bevanda. Vi verrebbe schifo. Ciao Roberta. No, però in quelle che comprate lo bevete normalmente e non ci fate caso. Ma non è la Coca-Cola che beve Lisa, sono tutte le altre, anche i tè, le Fante. E poi non è la Coca-Cola, è la cola, la bevanda al gusto cola, non è perché il marchio che fa la differenza, eh. Sono tutte così, non vi preoccupate, al massimo ce n'hanno 11 o 9 o 8. Non vi preoccupate, non... Anzi, abbiamo visto anche quei tè che vendono per bambini, quelli deteinati con tutte le facce. Sta svenendo di nuovo.
con tutte le faccine che richiamano all'acquisto per i bimbi, che sono terrificanti, che hanno sempre questo quantitativo qua. Quindi, no cangia niente, ok? Ciao Linda. E quindi questo l'abbiamo... Non c'è, sono mezzanotte. E questo lo abbiamo stabilito, quindi tutte le bevande gasate stanno bene o male su quel quantitativo lì. Ovvio che più sale la quantità, più sale lo zucchero. Volevo dire un'altra cosa, l'uscita di Linda mi ha... E che succede se io mi prendo il succo di frutta? Non è che cambia tanto, perché? Perché sostanzialmente il succo di frutta, è vero che uno dice, ma, cioè, ma io prendo 100% frutta, sicuramente siamo dal punto di vista salutare, è ovvio che è più salutare di una bibita che contiene coloranti, aromi artificiali, robe schifezze varie, non è che non si può negare questo. Ma l'effetto sul mio corpo non è diverso, perché voi dovete contare che la frutta che c'era all'interno di queste bevande è sta... intanto non era frutta di primissima qualità, diciamocelo, perché se era frutta buona la mettevano sui banchi della frutta invece di tritarla, omogenizzarla, massacrarla e buttarla in un succo di frutta. È ovvio, no? E quindi già. Ma in più viene appunto trattata termicamente a livelli altissimi, perché ieri ne parlavo con una paziente e mi ha detto, ci saranno i conservanti. No, i conservanti non ci sono in quei succhi lì, perché la frutta viene trattata, il succo viene trattato termicamente a livelli altissimi, viene proprio sterilizzato, viene massacrato in una maniera che poi non c'è più niente dentro, ma niente con la mia proprio. E no, si può io non ce la faccio, perché svieni? Stai lì, ce la puoi fare. Credo in te. E quindi sostanzialmente poi finisce che questa frutta è deteriorata, non c'è più la fibra, ce la siamo persa nel frullatore. Le vitamine sono labili alla luce, al calore, pensate a una sterilizzazione. I minerali, sì, qualcosa forse rimane, ma sostanzialmente dalle mie parti si dice egua turbia. Niente. E quindi che cosa succede? Che comunque nel mio corpo fa lo stesso effetto di un'acqua e zucchero e quindi ho un picco glicemico molto elevato dopo un succo di frutta e dopo una bevanda zuccherata. E che cosa mi comporterà? Fame presto e facilmente anche una fame presto dovuta dal picco glicemico che mi richiama insulina, e l'insulina poi questo zucchero lo abbassa velocemente e mi fa anche, dice anche ai miei ormoni, quel grasso che c'è non lo smuovi manco per niente, quindi non sciogliere il grasso che è presente, e in più vanne a fare dell'altro con tutto lo zucchero in eccesso, quindi non è esattamente un tipo di discorso che voglio sentire fare al mio corpo. Ma passiamo alle bevande alcoliche, perché ahimè, l'estate chiama le birrette fresche, non per vita, chiama il prosecchino, chiama soprattutto quei meravigliosi e freschissimi cocktail dove ci abbiniamo il succo di frutta, la frutta pestata, lo zuccherino sotto e una bella dose di bevanda alcolica, giusto? Cioè, vabbè, giusto? No, non è che io sono immane, immune, non immane. Anche io non è che se vado fuori magari sono tentata, no? Ora parliamo degli alcolici. Come si calcola un quantitativo di calorie dall'alcol? Intanto va detto una cosa, mentre il quantitativo di, cioè mentre il cibo mi dà sì le calorie, ma mi dà anche dei nutrienti, quindi cosa succede? Che insieme alle calorie io ho vitamine, minerali, carboidrati, per esempio, che nutrono le mie cellule, quindi tutto quel cibo svolge una funzione biologica all'interno del mio corpo, quindi ho un'utilità, no, dal cibo, non è solo caloria, no? L'alcol no. L'alcol, a parte avere una funzione purtroppo tossica, ce l'ha. Ciao Laura. Sì, poi in piccole quantità il mio fisico lo può gestire, non è così tossico, lo sopporto, però sostanzialmente l'alcol è un tossico. Siamo in Italia, non si può dire perché siamo degli enormi produttori di vino, ma è così. Tace.
Ora, l'alcol in realtà vengono definite calorie vuote. Cosa vuol dire? Che non danno nutrienti, danno solo calorie, quindi cornuti e mazziati. Cioè sono quelle che fanno ingrassare senza dare comunque una funzione nel corpo. Per esempio, anche il grasso, che ne so, più calorico, i grassi sono tutti calorici uguali, non è più calorico o meno calorico, chiara che stai lì. Però il grasso che ha 9 calorie per ogni grammo, comunque, che ne so, trasporta delle vitamine, entra nella produzione di determinati ormoni. L'alcol no, non serve a niente nel nostro corpo se non generare energia. Viene bruciato, ciao Barbara, e fa grasso, cioè fa energia. E quindi l'energia che non viene utilizzata si trasforma in grasso. L'alcol non ha funzioni biologiche nel nostro corpo, sono calorie fine a se stesse. Interessante. Cioè, un piatto di pasta asciutta è vero che se non lo uso diventerà grasso, ma ha tutte delle funzioni. Quello no, non c'ha funzioni. Se non quella di riempirmi il cuore quando lo bevo. Oh, fine. Ok, quindi intanto quello. Poi i nutrienti hanno tutti un quantitativo calorico, no? Sapete che, come vi ho appena detto, un grammo di grasso genera 9 calorie, perché il grasso è quello che genera più energia, no? I carboidrati e le proteine vengono, diciamo, appaiati, ma uno leggermente di più, uno leggermente di meno, però più o meno si attribuisce ai carboidrati e alle proteine circa 4 calorie. L'alcol viene attribuito all'alcol vengono attribuite 7 calorie. Come però si calcola? Perché non è facile, no? Non è che io se bevo una birra quanto alcol c'è dentro, quanti sono i volumi, quanti grammi, non è facilissimo. Se volete, proviamo a calcolarlo insieme. Io mi sono fatta i calcoli da casa perché sono una pessima matematica, quindi ho dovuto farlo prima perché poi oggi sono proprio stanca, ciao Betty, e quindi ho bisogno di fare le cose con calma. Ipotizziamo, volete fare una birretta piccola o ho preso la birra per comodità, una birretta piccola o una lattina? Silenzio. Cosa? Media. Una media? Allora, quant'è una media? Ok, grazie dell'aiuto da casa. Allora ci abbiamo la media. 400 ml di birra. La graduazione di solito la birra va da 4 a 6. Cosa vogliamo fare? 5, 5. Abbiamo una birretta media, quindi 400 ml di birra, ha una graduazione alcolica da 5, no? Una birra media nella quantità, media nella graduazione, perché poi ci sono anche quei birroni da 8, no? 8 volumi di alcol. Cosa vuol dire la graduazione alcolica? Ti dice quanti volumi di alcol ci sono in 100 ml. La nostra ne ha 5, è una birra media nella media, quindi noi moltiplichiamo la graduazione per i volumi, per gli ml che beviamo, quindi facciamo 400 per 5 diviso 100 e otteniamo 20. 20 sono i volumi di alcol presenti nella nostra birra media. Ora li dobbiamo moltiplicare per 0,79 che è il fattore di conversione e otteniamo 15,8 che sono i grammi di alcol presente nella nostra birrozza. Quindi 15,8 per, abbiamo detto, 7 che sono le calorie presenti nell'alcol, ciao Simona, e otteniamo 111 calorie. Quindi una birrozza media ha 111 calorie. E voi mi direte, ma non è più tanto. È un po' più di un cucchiaio d'olio. Contate che 100 calorie più o meno d'olio, se io mi sparo una media, mi aggiungo circa 111 calorie al mio pasto, no? Però voi contate che non state aggiungendo magari nutrienti, ma non vi state nutrendo, ma state solo aggiungendo del peso inutile, no? Ma la birra si sa che non è una bevanda molto alcolica. Voi pensate quando magari bevete, anche perché magari uscite a bere, non è solo una birra, oppure magari fate una birra all'aperitivo, poi c'è un superalcolico. E voi pensate magari a un cocktail dove all'interno c'è, non so quanto, ma 100 ml di un alcolico che magari ha 40 volumi di alcol.
Quindi se la birra ne ha 5, quello ne ha 40. Dovete fare, ciao Sabrina, tutte le moltiplicazioni del caso, però in più ci dovete aggiungere la fruttina sotto, lo zuccherino, magari un 100 ml di bevanda zuccherata, perché giustamente ci metti, non è che ci prendi il gin tonic, non è solo gin, c'è il tonic. Non è che vi bevete, vi scolate il gin così, spero, oppure fate quello che volete. Però obiettivamente dovete fare tutte queste somme, i cocktail possono arrivare a delle quantità di alcolici più alte. Fatemi aprire, perché oggi non avevamo la stampante in ferie. Quella non ha capito che noi non siamo ancora in ferie, non ci siamo, siamo qui, e quella ha deciso che lei non aveva voglia. E io non ho preparato il PC, è in ferie pure lui oggi, tutti in ferie. Siamo qui! Scegno, ma perché io devo litigare con la tecnologia sempre, ma soprattutto davanti a tutti? Aspettate. Volevo farvi, ho fatto anche. Io adesso mi alzo e me ne vado. C'è anche il PC che mi rema contro. Vedo le facce di Sara e Elisa che sono veramente emblematiche. Non vorrei vederle, ma le vedo oltre la ring light ed è brutto davvero, lo vedo. Comunque voi che siete, tutti siete zittissimi, sia online che offline. Non capisco se siete scioccati. Interessante, non ritengo di neanche corpo. Ma nella birra, al di là della parte alcolica, poi il resto quindi ok, quindi c'è Acqua, sempre. malto, c'è un sacco di altre cose perché la birra è una bevanda fermentata. Anche nelle altre bevande alcoliche c'è acqua, tutte le bevande alcoliche, perché comunque conta che abbiamo come ti ho spiegato, quello che tu leggi, che ne so, vino rosso 14% è il volume di alcol sono al 14%, la base è sempre l'acqua. Però poi c'è, che ne so, i volumi alcolici sono immersi, che ne so, in acqua, fermentazioni varie. In particolare la birra è anche il vino è fermentato. Sono tutte, beh, anche cioè, tipo, dipende, tipo le patate sono fatte con la vodka è fatta con le patate. Sono tutti, ciao Giovanna. Ogni bevanda ha le sue, poi ci sono i distillati. Io non sono un'esperta, non vorrei poi dire cose perché non mi intendo di bevande di super alcolici, di cose perché a parte la parte calorica, poi non è una cosa che prescrivo, quindi me ne curo tantissimo. Comunque, una cosa interessante, come vi dicevo, vabbè, la birra sta sui 5, i vini rossi vanno dai 12, 14, 15, i bianchi sui 12, vedi, il vodka, whisky, così arrivano anche sui 40. Volevo anche dirvi che, per esempio, un bicchiere di vino rosso sta sulle 125 calorie. Un bianco sui 120 e i cocktail possono variare dai 200 anche alle 500 calorie perché appunto abbiniamo bevande gasate, alcolici di, cioè se io mi faccio un cocktail di quelli potenti molto forte arrivo a 500 calorie, faccio prima a farmi un piatto di pasta, bello condito, mi sazia di più perché poi pensate a una persona che magari se ne fa due o tre nella serata, sono quantitativi impegnativi, eh. Cioè, sono belli forti. Pensateci la prossima volta che ordinate qualcosa. Dipende dove li prendete, perché secondo me è guasturbia. Di nuovo. E poi volevo raccontarvi ancora una cosa. Questo è interessante. Lo sapete. Allora, secondo voi disseta di più una birra? Vabbè, questa non a percezione, eh. Disseta di più una birra o una bevanda gasata zuccherata? Rispondete anche voi qua sotto. Non ho parlato più forte, però non ho capito. No, pensavo, avevamo più tempo, perché la birra è un po' più fermentata.
modo, vabbè, più sera, una cosa fermentata. Vediamo la birra. Patrizia dice la birra, Francesca dice ma, Sara, Cristina e Sara dicono la birra. Ok, Silvia è entrata adesso, no? Ciao Silvia. Ok. E tu invece dici le bevande perché la fermentazione secondo te toglie qualcosa. Ok, e in fatto di idratazione, cos'è che idrata di più tra una bevanda alcolica e una bevanda zuccherata? La birra, dice Betty. Sono astemia, non so, dice Francesca. No, però Francesca, adesso parliamo di idratazione, non di... Quindi lì devi andare a quello che pensi, non a quello che hai provato, perché... Non ti chiedo di averlo provato, come dire, mi disseta di più, ma quello che pensi idrati di più, che è differente, attenzione. Ok, sì, Francesca dice sì, non so in che senso sì. Lisa dice, secondo lei, anche se lei non beve, dice forse mi idrata di più una bevanda alcolica. Vediamo cosa... Sara? Non lo so la chimica dietro, però magari per so, potrebbe essere la bevanda perché per assimilare l'alcol devi usare dell'acqua. Ok, non so se sentite, però Sara, perché non ha il microfono, Sara ha detto, secondo me potrebbe essere che la bevanda zuccherata idrati più della bevanda alcolica, perché magari per assimilare la bevanda alcolica mi serve dell'acqua, giusto? Poi Francesca dice la birra, Sabrina dice la birra. Allora, a parte Sara, che l'ha detto giusto ma per un motivo quasi sbagliato, avete cannato tutti. No, tu cos'è? Anche tu hai detto così. Allora, attenzione, attenzione, tenetevi forte, birra anche Silvia. Le bevande alcoliche, tenetevi forte, disidratano. Ma come? Ma io sto bevendo una roba che è composta più che altro da acqua, come faccio a disidratarmi? Le bevande alcoliche disidratano. Perché? Perché l'alcol è un diuretico, quindi per smaltire l'alcol che stai bevendo, che più o meno era quello che dicevi tu, nel senso, il concetto c'era, cioè il motivo era sbagliato, ma il concetto è giusto. Per smaltire l'alcol che stai bevendo, devi impiegare più acqua di quella che ti sei portata dietro con la bevanda alcolica. Che, cioè, magari a tante persone è successo, quando fa molto caldo, arrivi a casa e invece di bere, apri il frigo e invece di prenderti una bella bicchierozzo d'acqua, dici, c'è la birretta fresca, mi bevo un bicchiere di birra fresca. Però ti stai disidratando invece di idratarti. È così, perché lì per lì ti sembra che ti faccia più piacere, ma in realtà aumenti la produzione di urina e quindi praticamente cosa succede? Che con l'alcol che c'è dentro quella birretta, tu inibisci la produzione di ormone antidiuretico e sostanzialmente... I reni non riassorbono più tanta acqua, produci più urina e ti vai a disidratare. Ecco perché quando tu prendi una sbronza, bevi troppo alcol, il giorno dopo sperimenti facilmente quei sintomi della disidratazione, che sono i soliti, cioè mal di testa, bocca asciutta, ditemi se vi tornano, tu no, sete intensa. Urine scure concentrate, vertigini, mal di testa, affaticamento. Mi torna? La birra mi fa sudare di più. Non lo so, però questo magari è una cosa tua, però capite qual è il discorso? Lei è sempre più contenta di non bere. Quello per bere non star male è quello di bere acqua Di bere tanta freddo. acqua, certo, sì, però rimane il fatto che continuerai a... Cioè, pensate a quelli che si sparano tipo 5 litri di birra in una sera. Giorno dopo, cioè, se li strizzi non esce niente. Disidratati secchi. Cioè, gli fai così con la pelle e arriva fino qua. Ho fatto un termine strano. Vabbè, comunque avete capito qual è il discorso? È una cosa strana, perché davvero uno dice: no, oh, bevo una birretta che mi fa più piacere dell'acqua. Sì, ma stai facendo una cagà, non farlo. Quando hai sete, bevi l'acqua, ma questo vale nella vita sempre. Quando hai sete, bevi l'acqua, sempre.
Sempre, sempre. Ok? Ma mi bevo una Coca-Cola? No, bevi l'acqua. L'acqua devi bere. L'acqua. Giusto? L'acqua devi bere. Cosa devi bere? Vedi, non sono neanche state un po' manipolate, zero. Quindi, ecco, comunque sì, sicuramente se avete bevuto dell'alcol, mi raccomando, prima di andare a dormire, bevete dell'acqua per riuscire a reintegrare i liquidi che avete perso. Bene, bene, bene. Avete delle domande? Contate che perdete anche tanti elettroliti, perché perdete anche potassio, magnesio, sodio. Cristina ride. Ridi, ah, avete delle domande voi qui o voi là? La spremuta d'arancia, tornando a quelle zuccherate. La spremuta d'arancia è meglio del succo di frutta perché comunque un po' di polpetta rimane anche nel succo. E ti ricordi quando tua mamma, non so se te lo diceva, ma la mia mamma lo diceva sempre, bevila subito che si perdono le vitamine. Perché comunque le vitamine sono labili alla luce, al calore. C'è sicuramente molta meno perdita che nel succo perché non è una roba che rimane nello scaffale dei mesi, però conta che è comunque bisogna... Vado un... Aspetta. Patrizia, vado un po' fuori tema, cosa ne pensi della spremuta d'arancia? Ciao Eliana, ciao Margherita, finisco. Allora, sicuramente, come dicevo, è sicuramente meglio del succo di frutta, tuttavia stai attenta alla sazietà, perché la spremuta d'arancia è sicuramente una cosa di buona, no? Parliamo di arancio, arancia, perché sennò è un albero, spremuta. Tuttavia, attenzione, se tu ti siedi e mangi un'arancia, quanto ci metti? 5 minuti? E ne mangi una? O ne mangi tre? Una. Le arance spremute, per farne un bicchiere ce ne vogliono almeno tre, perché sennò due arance più o meno fanno questo succo qua. Quindi, obiettivamente stai all'occhio perché per mangiare tre arance non ce la fai, non le mangi tre arance di fila. E mangiando il tuo corpo mastica, sì, la tua bocca mastica, ci vuole del tempo prima che quell'arancia che è lì arrivi qua e da qua il tuo cervello capisca che tu hai mangiato. Quindi c'è tutta una serie di nutrienti che arrivano giù, il tuo corpo percepisce che hai avuto del cibo, prendi tutte le componenti del frutto e quindi hai tutta una serie di cose in più. Con la spremuta perdi tutta la sazietà perché comunque tutte le fibre, quasi tutte, sono rimaste nello spremiagrumi e hai comunque una piccola perdita nutrizionale e soprattutto ti sei sparata le calorie, i zuccheri, tre arance, così. E non te ne sei accorta perché l'hai bevute. E se le bevi da sole rischi, se no, magari dici bevo solo la spremuta senza mangiare nulla, intanto ci fa un po' anche un po' rischi di fare un po' acidità, ma poi non c'è il discorso di dire ho mangiato e quindi il mio corpo non si è reso conto che ho bevuto le calorie di tre arance. Ti ho risposto? Per stare in compagnia io prendo un succo di pomodoro, esagero, condito. Non esageri se lo condisci, anzi è sempre un succo di frutta. Ci metti un po' di condimento, un pochino d'olio, che aiuta a renderlo un pochino meno zuccherino. È una possibilità, è un po' agé come cosa, però ci può stare, perché alla fine sono un po' poche le possibilità per non bere alcolici o per non bere bevande zuccherate. Poi sì, le opzioni sono poche per bere qualcosa in compagnia, o si prende una Coca Zero, o si prende un prosecchino e uno dice vabbè, scelgo il male minore, oppure dice ok, pasto libero. No, davvero, perché obiettivamente o ti fai un analcolico che magari ci mettono un po' di succhino di frutta, un po' di cose così, non è che ci sono tante alternative se vai fuori, eh? Se te lo fai a casa ci sono più scelte, nel senso che io per esempio lo feci l'anno scorso, 2 anni fa, il famoso Bloody Mary senza Mary, è vero. Agé, ti piace Agé, Francesca? Quando lo feci in studio, che feci l'aperitivo per le pazienti, ciao Davide, comprai le
Ce la farò. Delle bevande che si trovano più che altro nei negozi biologici, che sono quelli che si fanno delle bevande fermentate, aiutatemi. Davide, aiutami tu che sei il mago del benessere intestinale. Come si chiamano quelle bevande che si trovano in commercio? Oddio, quella a base di tè e quella normale. Aiuto! Il kefir e il kombucha. Ecco, ce l'ho fatta. Non c'ho dei problemi. Si trovano queste bevande che partono dall'acqua, aggiungono questi microrganismi e zucchero e magari delle aromatizzazioni, che ne so, io me lo ricordo fico e qualcos'altro, e uno a base di tè, l'altro a base di acqua. Lo zucchero viene completamente mangiato da questi microrganismi, quindi sono bevande molto gassate. Ma il gas non è stato aggiunto chimicamente, sono loro che generano il gas e zucchero ce n'è molto poco, tipo 2-3 grammi, perché loro se lo sono mangiato quasi tutto e hanno generato sia dei minerali, delle sostanze buone per l'intestino, sono ottime per il benessere intestinale e hanno anche delle bevande buone dal punto di vista del gusto. Puoi provarle, però chiaro te le puoi provare a casa perché non c'è un bar che te le dà. Però io ti dico la verità, quando avevo fatto l'aperitivo in studio, l'avevo provate tante, avevo portate alle pazienti tante volte. E sono spesso aromatizzate, te le puoi fare anche in casa se ordini i grani online, sono un po', cioè, chi ha voglia di fare le fermentazioni in casa, simpatico. Bene, dubbi? Sì, se no le scelte sono poche. Bene, direi che a questo punto lasciamo andare tutti, presenti e non presenti. Maria Teresa, arrivi sempre tardi, io ti sgrido. Va bene. Allora, grazie a Lisa e Sara, anche se Lisa purtroppo ha goduto solo metà dell'incontro perché non interessano gli alcolici. Però dai, abbiamo parlato tanto anche delle bevande extra alcoliche. Spero che questo incontro vi sia piaciuto, è stato interessante. Bevo solo acqua, quella del sindaco, non ho mai assaggiato una birra, se bevo alcolici vado direttamente al San Paolo. Amy, grazie del tuo contributo, sei fantastico. Va bene, dopo questa chiusa direi che possiamo salutarci, ci vediamo prossimamente. Questa rubrica si ferma per un po' perché il prossimo weekend che era schedulata è il weekend di Ferragosto e ci prendiamo una piccola pausa. Abbiamo tutti una vita da vivere e ci vediamo prestissimo. Buona giornata a tutti. Ciao 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 ciao.